E non sarà facile, io mi chiedo come fai, perché Nanni Svampa, lo dico anche magari per qualcuno che forse non lo conosce bene. Michele ha prodotto un film documentario su Nanni Svampa e sta per scrivere un libro. E siccome abbiamo questo amore in comune, parliamo di lui in questo bellissimo festival e lui ci spiegherà come è nata questa passione per Nanni Svampa. Sì, in realtà il vero esperto è Edoardo De Angelis, che non è Edoardo De Angelis, ma è Enrico De Angelis, l'ho detto per scherzo. Perché c'è un cantautore che si chiama Edoardo. Cantautore si chiama Edoardo De Angelis, però non c'è nessuna parentela, neanche similitudine, amici. Perché insomma, grande critico, grande storico della canzone, premio Tenco, il Nanni l'ha conosciuto, ma anche invitato, presentato nella sua manifestazione. Io l'ho conosciuto per questo documentario e lo sto studiando insieme all'aiuto di tanti testimoni che l'hanno incontrato, che hanno avuto a che fare con lui, che io sto intervistando, e questo libro dovrebbe venire pronto insomma fra qualche mese, con anche un prestigioso contributo del maestro qui accanto a me. E per ora appunto ci limitiamo a raccontare un po' il suo mondo, anche perché qui a Monzambano, qui vicino a Monzambano, insomma, c'è un gruppo teatrale, sono i Gutturni, che hanno lavorato con Nanni e che hanno la fortuna di portare in giro da diversi anni uno spettacolo che Nanni ha pensato per loro, lo ha scritto per loro, e questa sera ce ne daranno un assaggino. Rappresento i Gutturni, un gruppo storico di cabaret musicale, e adesso dopo la conferenza dedicata al grande Nanni Svampa noi rappresenteremo alcuni brani di uno spettacolo scritto proprio da Nanni Svampa per i Gutturni. Fendo i ceri,